Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. I tre muratori. C'era una volta una cattedrale in costruzione. Come tutte le cattedrali in costruzione, anche questa cattedrale ha molte persone che ci lavorano. Ci sono muratori, ci sono manovali e c'è anche il direttore dei lavori. In questo caso è un monaco. È un monaco che ha la supervisione di tutti i lavori. Un giorno questo monaco decide di scoprire quali sono gli atteggiamenti delle persone che lavorano alla costruzione della cattedrale, per capire come vivono questa esperienza della costruzione della cattedrale. E allora si avvicina ad un primo muratore e dice semplicemente: fratello, parlami del tuo lavoro. Questo muratore smette di lavorare per un po', si mette seduto e comincia a parlare in modo molto agitato e dice: come vedi, sono seduto qui di fronte a questo blocco di pietra e con il mio scalpello, ad ogni colpo che io do, sento di fare a pezzi la mia vita. Le mie mani sono dure e piene di calli, i capelli sono bianchi. Questo lavoro non finisce mai, è sempre uguale, giorno dopo giorno. Che soddisfazione c'è! Sarò morto molto prima che la cattedrale sia finita. Il monaco ringrazia il primo muratore e si avvicina ad un secondo muratore. Dice anche a lui questa frase: fratello, parlami del tuo lavoro. E il secondo muratore, con molta calma, smette di lavorare per un po', si mette seduto e dice: come vedi, sono qui, seduto, di fronte a questo blocco di pietra. E sento che con ogni colpo che do su questo blocco di pietra con il mio scalpello, creo il mio futuro e il futuro della mia famiglia e dei miei figli. Grazie a questo lavoro io posso mantenere la mia famiglia e i miei figli possono aspirare ad un futuro migliore di quello che ho avuto io. Tutto questo è reso possibile dal mio lavoro. Io offro molto alla cattedrale e lei mi restituisce altrettanto. Il monaco ringrazia il secondo muratore e va da un terzo muratore. Anche a questo dice: fratello, parlami del tuo lavoro. Il muratore smette di lavorare e si mette anche lui seduto. E poi con grande entusiasmo comincia a parlare e dice: come vedi, sono qui, seduto, di fronte a questo blocco di pietra e le carezze del mio scalpello gli danno forma, mentre io sono contento e felice perché, oltre a creare la cattedrale che resterà qui per secoli e secoli, io sto creando il mio destino giorno dopo giorno. Lavorando sul mio blocco di pietra sono in pace con me stesso e sono contento perché quest'opera rimarrà in piedi per secoli come testimonianza di ciò per cui Dio mi ha messo sulla terra. Il monaco ringrazia il terzo muratore
e se ne va a dormire. Il giorno dopo, quando si sveglia, decide di lasciare il lavoro di direttore dei lavori e si avvicina al terzo muratore. Prende degli attrezzi e gli chiede semplicemente: posso essere il tuo apprendista? Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.